Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di dot painting e nello specifico vi farò vedere come si esegue questo disegno, come si ottiene questo effetto. Scusate, naturalmente non ho zittito il telefono, ma mi posso ricordare tutto. Allora, questo effetto è molto bello. Come vedete, è un altro di quei disegni come i mandala, dove si parte dal centro e ci si sviluppa verso l'esterno. Quindi, ovviamente, come vi dico sempre, è fondamentale partire esattamente dal centro. Come si trova al centro di un cerchio? In questo modo. Io ho preso della carta da forno, ho ritagliato il perimetro di questa mia superficie, l'ho piegato a metà, l'ho ripiegato esattamente a metà. L'appoggio sul bordo, deve essere assolutamente preciso preciso, bordo della mia carta con il bordo della superficie. Adesso io non posso poggiare perché, come vedete, ho già iniziato il disegno. Comunque la punta poggiata sulla superficie mi darà il centro. Questo è il centro e da qui io sono partita, perché sapete che se non partiamo dal centro mi verrà tutto sfasato. Allora, come vedete, io ho fatto il puntino centrale e ho fatto quelli tutti intorno. Come vedete, sono alternati. Oggi io vi farò vedere come si fa con due colori. Si può fare con tre, con quattro, ma le cose si complicano. Quindi è meglio partire, per chi ha intenzione di... Ho le dita tutte sporche. Io ho fatto quattro puntini, pensate voi che razza di finezza. Allora, con due colori io direi che è ottimale per chi vuole. Per chi vuole provare a fare questo disegno. Quindi, come vedete, i colori sono alternati. Ho usato un diametro non troppo piccolo, ma nemmeno troppo grande, perché poi man mano che ci spostiamo verso l'esterno il diametro aumenterà. Quindi il primo giro è così. Mi raccomando, equidistanti, non troppo vicini, perché il colore, essendo fluido, potrebbe mischiarsi e formerebbe una bella pozzanghera. È vero che su questa superficie, se sbagliamo, possiamo cancellare, però è giusto per non fare le cose tante volte. Per il secondo giro mantengo lo stesso diametro, che è questo, ok? Questo qua perde se usate i dotter come i miei, e faccio il secondo giro, che consiste in questo. Bagno nel colore scuro, lo faccio esattamente in mezzo tra quello chiaro e quello scuro, esattamente in mezzo e abbastanza vicino. Vado avanti, salto uno spazio, ne salto uno, ok? Sempre lo scuro, e lo faccio sullo spazio seguente, sempre in mezzo. Sempre in mezzo, ok? Giro, cercate di lavorare sempre il più comodo possibile perché qui necessita grande precisione. Salto uno, faccio in mezzo, salto uno spazio. Faccio il puntino in mezzo, salto uno spazio, lo faccio sempre tra uno e l'altro e vado avanti così finché non arrivo al capolinea. Quindi ne salto uno, ma il pallino è già fatto e qui è dove siamo partiti, ok? Quindi così pulisco il mio dotter, procedo con il rosa chiaro. Quindi negli spazi che ho saltato, tra un puntino chiaro e uno scuro, faccio il mio puntino rosa chiaro. Salto il puntino scuro e faccio il puntino chiaro. Scusate se io sono molto ripetitiva, ma quando io guardo i tutorial, sarà che sono anche un po' dura di comprendonio, ma mi piace quando le cose me le spiegano per bene, perché comunque basta una piccola incomprensione, un piccolo intoppo, una piccola dimenticanza e che noi ci troviamo già in difficoltà nell'eseguire una tecnica. Quindi io sono di quelle che ripetono le cose mille volte. Quindi partiamo così, vedete? Ho messo i puntini chiari dove avevo saltato lo spazio, sempre tra uno e l'altro rispetto al giro precedente. Ok? Allora, se non vogliamo pulire il dotter, quindi proseguiamo con il colore rosa. Da dove parto? Il colore rosa, chiaro, devo sempre averlo alla mia
No, sto dicendo una stupidaggine, scusate. Sempre tra uno e l'altro. Qui ci sono i due ro. Questo è difficile da spiegare. Allora, io faccio i puntini. Devo sempre avere il colore del dotter, devo sempre averlo. Non so se mi spiego. Questo, vedete che fa questo effetto. Se io lo avessi fatto qui, alla mia sinistra, avrei avuto lo scuro. Invece faccio il rosa chiaro, alla mia sinistra devo avere il chiaro. Salto uno spazio. Scusate, ma io, come vi ho detto, voglio spiegarvi bene. Salto uno spazio e lo faccio esattamente in mezzo. Vedete? Ho sempre il chiaro alla mia sinistra. Giro, salto uno spazio e vado avanti così. Ok? Quindi poso. Salto uno spazio e lo faccio tra i due che ci sono nello spazio dopo. Salto uno spazio e lo faccio in quello seguente. Salto uno spazio e lo faccio in quello seguente. Salto uno spazio e lo faccio in quello seguente. Poi mi fermo perché saltando uno spazio il pallino della mia partenza c'è già. Quindi pulisco il mio dotter. Comincio con lo scuro e vado a riempire gli spazi che ho saltato. Come vedete, faccio lo scuro e ho lo scuro alla mia sinistra, ok? Ok, che praticamente credo che sarà la vostra destra. Comunque, devo sempre avere il colore che sto usando alla mia sinistra, poi lavorando comunque voi ce l'avrete a sinistra. Sempre al centro, salto il rosa chiaro e lo faccio tra i due puntini del giro precedente. Salto il rosa chiaro e lo faccio tra due puntini del giro precedente. E vado avanti così. Qui mi fermo perché saltando quello chiaro ho già il puntino scuro, ok? Riprendo lo scuro. Devo sempre avere lo scuro alla mia sinistra, sempre, e faccio il puntino in mezzo tra lo scuro e il chiaro, esattamente in mezzo, e avrò il mio scuro sempre alla sinistra. Salto lo spazio, lo salto, e faccio il puntino in mezzo agli altri due, sempre lo scuro alla mia sinistra. Salto uno spazio, questo spazio lo salto, perché devo sempre avere il puntino in mezzo. E lo scuro alla mia sinistra. Salto. E faccio un puntino. Salto. Così. Mi fermo appunto quando saltando questo spazio ho già il puntino. Da qui riparto con il chiaro. In mezzo alla mia sinistra ho sempre il rosa, salto il puntino, in mezzo salto lo scuro, lo spazio qua vuoto, salto lo scuro e vado avanti così. E vado avanti così. E qui mi fermo, ok? Quindi vedete che già cominciamo ad avere la nostra girandola. Vedete? Adesso io vado avanti un pochino senza più darvi spiegazioni, vi farò solo più vedere, tanto la tecnica è questa, ok? Quindi io vado avanti e ci vediamo poi a fine video. Thank you.
Allora, io mi fermerei qui per non approfittare troppo della vostra pazienza. Questo è l'effetto che otteniamo. Vedete com'è bello. Vi ho spiegato come fare, spero di essere stata esauriente nella spiegazione. Io adesso questo disegno lo terminerò, quindi arriverò fino, non dico fino al bordo perché mi piace che risalti un pochino lo sfondo. Comunque, farò tutto il disegno aumentando sempre, ecco una cosa molto importante. Vedete che da dove sono partita, dove sono arrivata, ho aumentato ogni due giri circa il diametro del dotter, sempre per un discorso di effetto ottico, ma potete farlo anche tutto dello stesso diametro, cambiare ogni giro, potete fare come volete. Ogni volta otterrete un effetto spettacolare. Quando avrete raggiunto una certa dimestichezza con la tecnica, potrete aumentare, quindi fare anche tre colori, quattro colori. Okay? Quindi io finirò il disegno, sopra farò una colata di resina trasparente fino al bordo e poi vi metterò la foto del lavoro finito sul mio profilo Facebook, il mio profilo Instagram. E niente, spero che questo video vi sarà utile, spero che vi divertiate tantissimo. Ringrazio come sempre gli iscritti, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e potete chiedermi qualunque informazione sia qui sotto nei commenti, oppure nei miei contatti appunto Facebook, Instagram e posta elettronica, vi lascerò i link sotto in descrizione. Quindi io vi do un bacio e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao!